Come utilizzi, come lavori il legno, certo, per cosa, certo, i tuoi attrezzi che sono fantastici. Certo. Questa è una raccolta di attrezzi che sono tutti da me usati. Sono attrezzi molti, diciamo, in estinzione e fuori uso per l'ammodernamento del tipo di lavorazioni, di operazioni che ci sono, sia nel moderno ovviamente soprattutto, ma anche nell'antico, anche nel restauro. Invece li utilizzo io perché ho avuto sempre questa passione fin da bambino e ho ereditato l'insegnamento molto fondamentale in varie occasioni della vita, a partire dal fratello di mio nonno che era un artista, un genio, possiamo dire, su vari settori. Poi successivamente, nel corso dell'esistenza, questa mia grande passione l'ho potuta... Abitavate insieme, Ferdinando? Sì, con lo zio di mia mamma. Quindi alcuni oggetti sono anche suoi? Ancora i suoi, ma non solo. Ci sono degli oggetti che era della terza generazione avanti a mio nonno, quindi la prima metà dell'Ottocento, due attrezzi che posso far vedere, veramente. Magari. È vero, sì. Ne prendo ad esempio uno. Questo attrezzo, che si chiama zoccolo addirittura, è tutto originale del nonno di mio nonno, che mio nonno materno era nato nel 1876, e questo era del suo nonno del 1830-1840, abbiamo i dati certi, veramente. Che cosa consiste? Consiste che si incunea in questo modo, si affila nella parte interna addirittura, e serviva per rifinire manualmente le botti, i bigonci, i tini insomma, che facevano all'epoca, è vero, di cui è un attrezzo particolare, perché è il secondo che ho visto in tutta la mia esistenza, un altro in una mostra solo a Siena. Ecco. Tu sei intervenuto come nel... Sì, questo, nel restaurarlo. Questo non l'ho restaurato, per il mantenimento addirittura, diciamo, conservativo. Uno dei nemici fondamentali del legno sono i parassiti, soprattutto il tarlo. Il tarlo si divide in vari generi. Abbiamo un tarlo grosso, tipo il bruco, che è un tarlo nostro europeo addirittura. Abbiamo un altro tipo di tarlo, molto più pericoloso, che è un tarlo molto piccolo addirittura. Fai fuori molto piccoli, ma molti, però con tantissimi, moltiplicati di tanta riproduzione. Quello è peggiore, che è stato portato nei paesi tropicali, con legni dei paesi tropicali addirittura, nella seconda metà del Novecento. Automaticamente, per combattere questo parassita, questa aggressività nel legno, una delle cose fondamentali con tutti i prodotti che sono stati inventati è possibilmente il gasolio o nafta, che noi diciamo ovviamente. È stato sperimentato che bagnando dei pezzi con il gasolio, la nafta addirittura, si riesce a non far intervenire questa aggressione al legno nel corso del tempo, addirittura essendo un vegetale. Veramente. I miei restauri, cioè che ho ricercato da me con il corso del tempo, non sono a base di prodotti moderni, addirittura come sono andati sia nel moderno che nell'antico, ma con tutto un procedimento, addirittura, diciamo, di un tempo, addirittura che il legno viene trattato, bagnato addirittura con il gasolio, poi dopo viene dato addirittura l'olio di lino cotto, perché quello dopo alcuni mesi dà un certo tipo di colore al legno, e la finitura con determinati prodotti che sono, diciamo, al ciclo della loro produzione, sempre più rari, veramente, tipo una copale, possiamo dire, che si unisce molto bene al grasso dell'olio di lino. Allora che succede? Il discorso del gasolio, il discorso della nafta, cosiddetta normalmente, addirittura, impedisce ai parassiti di attaccare il legno e di non riprodursi, ammazzare quelli che già sono inseriti, già preesistenti. L'olio di lino dà un certo tipo di colore naturale alle venature del legno, che poi farò vedere, restauri, addirittura senza tinteggiature, dove è possibile, e questa specie di smaltatura, però una smaltatura non a base di prodotti addirittura nitro, acetonici, eccetera, acrilici, eccetera, ma semplicemente a base sempre di diluenti semplici e a base di grasso, che addirittura sono sempre restaurabili, ritoccabili e mantengono una trasparenza al legno. Viceversa, ci sono dei prodotti oggi moderni di generale uso addirittura, che una volta che vengono dati quei prodotti al legno hanno una cristallizzazione che dopo alcuni mesi, a partire poi perennemente, non danno più i riflessi, i pigmenti addirittura al legno nella sua naturalità, e quindi viene smembrato l'aspetto
ottico addirittura che abbiamo del legno. Eseguito, questo è un pezzo che era tutto attaccato dai parassiti, ad esempio possiamo vedere, sono tutti fermati, tutti morti, senza ripetere il trattamento in 2 mesi, basta una sola volta il trattamento, perché normalmente se sono i parassiti molto dentro il legno, dove non si possono tenere i pezzi a bagno totalmente, va ripetuto il trattamento entro 2 mesi, cioè un trattamento 2 mesi dopo. Perché questo? Perché con il primo trattamento normalmente vengono estinti, ammazzati tutti quelli viventi, però hanno un'incubazione nell'arco di 2 mesi, che quelli che dalle uova nascono sarebbero ancora protetti e vengono ammazzati con un secondo trattamento dopo 2 mesi addirittura.